deciso di assumere sul comune stesso, sui dipendenti, la responsabilità, infatti voi vedete la parola responsabilità che è una cosa che ricorrerà, una responsabilità di assumere direttamente la gestione e l'organizzazione di questo servizio. Questo per far in modo che tutto ciò che avviene intorno ovviamente al sistema dei rifiuti pesa sulla bolletta che voi ricevete. Quindi quello che spendiamo, quello che guadagniamo, quello che abbiamo costruito, quello che investiamo, voi lo ritrovate sempre sulla vostra bolletta. Per cui meno si spende, meno in realtà si paga. E ci sono voluti comunque del tempo per arrivare al punto in cui siamo arrivati oggi, in cui comunque la comunità è proiettata. Questo voglio comunque ringraziare un po' tutti quanti, i dipendenti comunali, gli operai, l'ufficio tecnico, perché questo tipo di attività che si è svolta in questi anni non è stata un'attività semplice. Abbiamo avuto delle battute d'arresto, abbiamo dovuto ripartire su questo tema diverse volte, però complessivamente siamo riusciti a mettere in piedi una macchina in maniera autonoma, senza nessun tipo ancora, speriamo, di altro aiuto di tipo economico, nel senso che non abbiamo avuto un contributo per costruire queste infrastrutture e abbiamo dovuto in qualche modo inventarci, fare in qualche modo di necessità virtù, per cui tutto quello che vedete è stato costruito un pezzo alla volta. L'infrastruttura importante, il centro di raccolta, era determinante per poter partire con la raccolta differenziata ed era quello il punto, diciamo, particolarmente complicato che abbiamo comunque risolto un po' di mesi fa. Rapidamente i primi impegni che abbiamo preso, lo abbiamo già detto, l'internalizzazione del servizio, giusto per dare qualche dato in più, lo abbiamo ripetuto in altre occasioni, lo ripetiamo qua stasera, prima avevamo una ditta esterna che costava al comune 27.000 euro al mese, vuol dire che ogni fine mese il comune doveva sborsare solo per la raccolta dei rifiuti 27.000 euro e puntualmente l'azienda che faceva il suo mestiere legittimamente presentava la fattura al comune per un pagamento che doveva essere assolutamente puntuale. Il fatto di aver internalizzato il servizio in qualche modo non solo ci ha fatto risparmiare, poi vedremo un po' pure perché, ma ci ha anche in qualche modo consentito di avere una maggiore elasticità e flessibilità da questo punto di vista. Non sono molti i comuni, guardate, qui in provincia di Reggio Calabria che hanno un'isola ecologica, sono in pochi, c'è Roccella Ionica che è anche in qualche modo un modello da questo punto di vista, ma vi posso assicurare che sono veramente pochi i comuni che riescono, che sono riusciti a realizzare un'isola ecologica come quella che c'è qui ormai da più di un anno, circa un anno e mezzo attiva a Gioiosa Ionica. E poi un altro passaggio importante, di carattere più amministrativo, ma assolutamente importante, lo vedremo alla fine anche perché dal punto di vista economico, la stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera, cioè quei consorzi che si occupano di riciclare tutti i materiali che noi differenziamo, quindi la carta, il vetro, la plastica e così via, e poi capiremo perché è importante fare una buona raccolta differenziata. Il sistema porta a porta, quello che avvieremo noi lunedì 18 dicembre, nel centro storico e nelle zone adiacenti, quindi le zone e le vie attorno alla piazza, la Rocco Gatto, fino a scendere il limite è quello della via Lazio e della via Diaz. Sono circa 800 le utenze interessate da questa prima fase del porta a porta. Questa è la composizione punto percentuale più, punto percentuale meno, è la composizione di una pattumiera tipo, diciamo. Come vedete, la parte importante, circa un terzo, è composta dall'organico. Quindi quando noi buttiamo il nostro sacchetto nella spazzatura, circa un terzo di quel sacchetto è composto dall'organico. Il 25% è carta, cartoncino e così via, un 16% è la plastica, l'indifferenziato è il 10%, in alcuni casi alcuni stimano il 15%, e questo è un dato molto importante, il vetro poi l'8%, il verde vuol dire gli sfalci, i fiori e così via, foglie il 7% e l'alluminio che è molto leggero, quindi non ha un grande peso.
Quello che ci interessa molto è l'indifferenziato, il 10%, forse il 15% potremmo dire, ma questo vuol dire che se facciamo una buona raccolta differenziata, quel dato lì rimane basso ed è quello che sulle casse del comune invece pesa tanto. Le tipologie che vanno differenziate. Lì abbiamo messo i mastelli che conoscete bene perché molti di voi ce li hanno in casa. Sono sostanzialmente queste 5: l'organico, l'indifferenziato, il vetro, la carta e il cartone, il multimateriale che vuol dire plastica e alluminio. Tutte queste cose, soprattutto questa parte che vedremo adesso, la faccio rapidamente perché è esattamente quello che troverete nell'opuscolo informativo. Qualcuno di voi l'ha già preso e quindi sa che anche dal punto di vista grafico vi ritroverete esattamente le stesse cose. Le abbiamo messe, adesso le vediamo rapidamente, con qualche notizia soprattutto sul modo però di conferimento. L'organico deve essere fatto con il mastello marrone, che è il primo che vedete sulla sinistra, quello con attaccata la busta, perché già stasera stiamo facendo questa prima distribuzione. Chiaramente va usata una busta che è biodegradabile, la busta che trovate lì appesa e che riceverete come una prima fornitura. E va messa poi nel mastello marrone. Che cosa si dovrà mettere nell'organico? Lì c'è una sintesi, ma sull'opuscolo invece c'è un elenco più ampio. Gli avanzi di cucina, gli scarti frutta e verdure, fondi di caffè, ossa e gusci, lische di pesce, tovaglioli bianchi, unti. Come? Utilizzando, lo dicevamo prima, i sacchetti compostabili da riporre poi nel mastello. Quando? L'organico si farà 3 volte a settimana. I giorni sono quelli che vedete, il lunedì, il mercoledì ed il sabato. L'indifferenziato. Sacchetti di qualsiasi tipo nel mastello nero. Qui chiaramente, proprio perché indifferenziato, non ha importanza che tipo di sacchetto viene usato, quindi in qualsiasi sacchetto va bene. Che cosa mettiamo nell'indifferenziato? Il concetto è: metto tutto quello che non posso differenziare. In questo caso anche qui un elenco che non è esaustivo, è molto più ampio poi sul nostro opuscolo. Insomma, spazzolino da denti, penne, tovaglioli, assorbenti, DVD, CD, calze di nylon, ma ci sono altre tipologie. Come lo abbiamo già detto, quando? Il martedì. Quindi l'indifferenziato si farà una sola volta a settimana e il giorno è il martedì. Il vetro. Cosa? Bottiglie, vasetti, frammenti e altri oggetti in vetro. Come? Devono essere conferiti vuoti e senza i coperchi metallici, questa piccola accortezza che dobbiamo sempre avere. Se ci sono residui, chiaramente le bottiglie o nei vasetti, sciacquoliamoli prima. Il giorno, anche qui un giorno a settimana, e il giorno è il giovedì. Carta e cartone, il mastello blu, giornali, riviste, libri, carta, il tetrapack, la carta alimentare che deve essere chiaramente pulita. Piccole scatole da imballaggio. Chiaramente se abbiamo invece dei cartoni molto grandi, qui ci viene incontro invece la possibilità di conferire presso il centro di raccolta. Quindi se ho un cartone molto grande non lo metto fuori insieme durante i giorni del porta a porta, ma devo prenderlo e portarlo presso il centro di raccolta, dove c'è un cassone scarrabile, quei cassoni grandi che avete visto prima nelle foto, anche nel video, che può contenere quella tipologia di rifiuto. Non vanno usati sacchetti o buste, quindi non usiamo il sacchetto e la busta, che è plastica e quindi verrebbe mischiata con il cartone. Anche in questo caso un giorno a settimana, che è il giovedì. Infine il multimateriale, il mastello giallo, bicchieri e piatti in plastica. Su questo spesso c'è, diciamo, un legittimo dubbio: vanno messi nella plastica, se sono utilizzati chiaramente per il cibo vanno messi invece, si possono tranquillamente mettere nel multimateriale. Chiaramente anche qui l'accortezza deve essere che il piatto deve essere un attimo ripulito dai residui e dagli avanzi di,
di cibo, le bottiglie di acqua e quelle delle bibite in genere, i flaconi di detersivi e shampoo. Anche qui il detersivo e lo shampoo sciacquiamolo un attimo prima di metterlo dentro, le vaschette per alimenti, le buste della spesa, le lattine in alluminio, i contenitori in metallo, quelli del tondo, dei pelati e così via. Come possiamo conferire con o senza l'ausilio dei sacchetti e delle buste? Quindi in questo caso c'è libertà di poter utilizzare un sacchetto in plastico, non utilizzarlo e mettere direttamente nel contenitore. Anche in questo caso il giorno prescelto è unico a settimana ed è il venerdì. In caso di errore di conferimento, giorno sbagliato o modo contenitore scorretto, il rifiuto non verrà ritirato e i cittadini dovranno riportarlo in casa ed esporlo nuovamente al corretto passaggio. Non esponiamo chiaramente, può capitare magari di essere un po' sbadati, allora mettere fuori, non si può ritirare quel rifiuto, perché se l'operatore con il porter passa in quel momento per ritirare carta e cartone, non può chiaramente mischiare un'altra tipologia, quindi necessariamente dovrà lasciare il contenitore sul posto. Quando si espone il contenitore occorre ricordare sempre di inserire la chiusura di sicurezza antirandaggismo. Questo è molto importante in particolare per l'umido. Quei bidoncini hanno un sistema, girando il manico automaticamente lo chiudono. Questo evita che animali possano eventualmente aprirlo, buttarlo ed aprirlo e quindi diciamo sporcare. I contenitori del multimateriale, del vetro e della carta devono essere esposti solo quando sono pieni. Ecco, questo è un punto importante su cui mi fermerei qualche secondo in più. Chiaramente se il mio mastello della carta non è pieno, non vale la pena esporlo, perché è un lavoro in più per voi doverlo portare fuori quando non è pieno, e lo è anche e soprattutto, mi permetto di dire, per l'operatore che deve, magari per una sola rivista che c'è dentro il mastello, dover fare l'operazione di svuotamento che richiede del tempo. Questo vale per tutte e tre queste tipologie, sia il multimateriale, sia il vetro, sia la carta. Sono materiali che, scusatemi la franchezza, non puzzano, quindi le possiamo tenere. Solo quando riempiamo il nostro mastello lo esponiamo fuori e verrà svuotato, altrimenti non c'è nessuna necessità. Qui c'è una sintesi del calendario, quindi lunedì l'organico, il martedì l'indifferenziato, mercoledì nuovamente l'organico, il giovedì si fa una raccolta accoppiata, quindi andrà esposto sia il mastello del vetro sia quello della carta e cartone con quell'accortezza che dicevamo prima, cioè quando sono pieni altrimenti non vale la pena, il venerdì il multimateriale e il sabato nuovamente l'organico. Dove conferire? Adesso lo vedremo. A che ora, questo è importante, il contenitore deve essere esposto a partire dalle ore 20 ed entro le 6 del giorno di raccolta. Pannolini e pannoloni, che è un'altra questione specifica ma comunque importante per le famiglie, sono rifiuti da conferire nell'indifferenziato, quindi il martedì. Chiaramente per questa tipologia un giorno a settimana è poco, e quindi ci attrezzeremo per poter aggiungere un secondo giorno. Stiamo individuando precisamente qual è la data, diciamo anche qui per questioni organizzative, il giorno della settimana migliore. Bisognerà che l'utente compili un semplicissimo modulo e quindi segnali all'ufficio tecnico del comune che ha questa necessità, e verrà organizzata una raccolta puntuale per questa tipologia di rifiuto. Riprendiamo la dicitura che c'era prima: le vie non carrabili, i vicoli, le scalinate eccetera dovranno collocare i mastelli in prossimità degli incroci. Anche qui abbiamo preparato del materiale informativo per agevolare gli utenti, e come vedete da questo stralcio, diciamo, del foglio che verrà poi consegnato a chi è interessato, per intenderci chi abita via Cavour, per dire, proprio sulla via Cavour, non avrà bisogno di questo perché lo colloca il mastello davanti casa. Ma chi abita in un vicoletto della via Cavour dovrà uscire, fare qualche metro e lasciarlo all'incrocio con la via Cavour. E questo vale per tutti i vicoli, diciamo, che non sono
non sono Carrabi. Voi capite che questo agevola e diminuisce moltissimo il tempo che gli operai impiegheranno per poter raccogliere, altrimenti entrare, diciamo, soprattutto in alcune zone del nostro centro storico avrebbe comportato un tempo molto molto più lungo e molto più personale per poter realizzare questo tipo di raccolta. Quindi, diciamo, si richiede a questi utenti un piccolo sacrificio, cioè fare qualche metro in più e lasciare il contenitore all'incrocio con la prima via carrabile. In questo foglio, ripeto, che vi verrà consegnato, che si trova all'interno dell'opuscolo, c'è in ordine alfabetico anche qui tutti, diciamo, i vicoli che sono interessati da questa metodologia di raccolta.